1 da Mattino 6 per questo martedì 31 maggio. Oggi si ricorda la visitazione della Vergine Maria. La festa del Magnificat, visitazione che prolunga ed espande la gioia messianica della salvezza. Maria, arca della nuova alleanza, è teofora e viene salutata da Elisabetta come madre del Signore. La visitazione è l'incontro fra la giovane madre Maria, l'ancella del Signore, e l'anziana Elisabetta, simbolo degli aspettanti di Israele. Vediamo ora i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. Si butta sotto il treno in arrivo, è salvo. Pescara, un 44enne, tenta il suicidio alla stazione davanti ai viaggiatori. A centro pagina la protesta sulla Riviera Sud, a Pescara 300 firme contro i profughi all'Holiday. Di spalla il compleanno, che gioia la mia Noemi, ha 4 anni. Questa è la lettera di Andrea Sciarretta. Di taglio alto, uccisa e bruciata dal fidanzato, aveva studiato all'Aquila. E poi nelle cronache i malviventi sono giovanissimi, Montesilvano furto in casa, due ladri inseguiti a piedi e presi. Il ritorno contro il Novara nello Sport, in 15.000 allo stadio domani per il Pescara. E poi la riunione dei primari delle 4 ASL, personale all'osso, al pronto soccorso, sempre sulle cronache di Pescara. Vediamo anche l'apertura del quotidiano Il Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo. Tutto esaurito per il Pescara, la febbre playoff alle stelle dopo il blitz di Novara. Domani il ritorno della semifinale. Esauriti i biglietti per Nord e Distinti, Tegola, Peroddo, l'Albania richiama Memusciai. A centropagina all'Aquila la procura chiede il rinvio a giudizio, il balcone crollato in 29 verso il processo. Uno scooter a Ariete nella notte, raffica di spaccate, tra domenica e lunedì a San Buceto, l'escalation di colpi e negozi devastati. Pescara, il no ai rifugiati, il presidio delle destre. E poi la sanità, Ortona perde pure pediatria. Di spalla Noemi, 4 candeline, ogni anno è una vittoria. La bimba affetta da SMA, toccante lettera del papà Andrea. Di taglio alto l'Aquila, 100 milioni per il 16° elenco. C'è anche il bar Tropical. A Teramo, nuova fumata nera in comune, il Brucchiter, tutto in salita. Su Pescara, infermieri imboscati, mentre i reparti scoppiano. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Vietato morire con lo sciopero Team. Niente sepoltura da sabato fino a martedì per l'inaccettabile sospensione dei servizi cimiteriali. E poi l'inchiesta, la CGIL denunciò gli appalti sospetti col gruppo Ettore. Gommer, chiamati in causa i vertici di ARPA e GTM. E poi asse Dalmata Gattiano, piega Brucchi al tavolo politico, anche Lista Civica e Fratelli d'Italia. Di taglio alto il caso dell'esclusione dei soci prima del bilancio, giochi di potere e ricorsi al GAL leader di Matone. Ancarano, altri due indagati nell'incendio alla Ital Pannelli. Di spalla il fotografo scomparso a San Nicolò, i funerali di Gabriele Marcattili. Teramo, chiusa la vertenza a Teleponte, poi di taglio basso la Lega Pro. Teramo Calcio, inizia l'era del DS Fabio Lupo, adesso sudore e motivazioni. Questi titoli di apertura, prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, non cercate problemi dove non ci sono. Ciò che la realtà non è disposta a concedervi, potrete procurarvelo con la fantasia. Approfittate dei momenti liberi per prendervi cura del vostro corpo e del vostro aspetto. Toro, grazie al vostro buon senso, in famiglia saprete trovare punti di intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. Giorno magnifico per l'amore e la vita di coppia. Nuove sorprese. Gemelli, qualche incomprensione in casa potrebbe causare un'atmosfera familiare un po' tesa. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a venirne fuori. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby. Avete bisogno di distrarvi e rilassarvi. Cancro, giornata ideale per scambi, contatti e tutto ciò che concerne i rapporti sociali. Nel lavoro battete il ferro finché è caldo, o almeno fino a quando la luna è dalla vostra parte. In campo affettivo ci sono situazioni in sospeso, parole non dette.
Leone. Oggi vi dedicate alla cura dell'aspetto, lasciando trasparire il vostro buon gusto. C'è però chi riesce a leggere oltre le apparenze, quel bel sorriso nasconde un velo di malinconia. Non dovete impuntarvi quando le cose non vanno come desiderate. Vergine, sensibilità e intuito saranno particolarmente allerta. Fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Clima tenero e rilassato in famiglia, bene in amore. Bilancia, tante le cose da fare in questo giorno, sia a casa che nel lavoro, non avrete un attimo di pausa. Nel lavoro non lasciate nulla al caso, fate in modo che tutto sia sempre previsto, senza possibilità di errore. La vita amorosa segna il passo, non soddisfa. Scorpione, la luna dà il via ad una giornata molto movimentata e piena di gente, proprio come piace a voi. Se avete a che fare con un affare goloso, cercate di concluderlo a tempo di record, prima che qualcun altro lo faccia al vostro posto. Sagittario, oggi non sarà facile trovare la frequenza giusta che vi metta in sintonia col mondo esterno. Procedete con calma oppure defilatevi senza interferire sul naturale andamento degli eventi. Capricorno, dimostrando competenza e allo stesso tempo simpatia, potrete spuntarla in una situazione difficile. Evitate però di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Non mancheranno buoni risultati nella vita di coppia. Acquario, giornata ideale per fare le cose che vi piacciono, con un pizzico di fantasia in più. Momento interessante sotto il profilo professionale. Se il partner appare ombroso, fate di tutto per metterlo di buon umore. Pesci, anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Non programmate attività faticose e dedicatevi un po' voi stessi. Vediamo i titoli di apertura dei quotidiani nazionali, iniziamo dalle pagine della Repubblica. Sara uccisa e bruciata dall'ex, nessuno si è fermato ad aiutarla. Roma, l'uomo confessa, sono un mostro, gli automobilisti, avevamo troppa paura. L'ex Mani Pulite alla guida dei PM, Milano e Greco il nuovo procuratore. Apertura del Corriere della Sera, sono un mostro, la confessione del killer di Sara, la magistrata, nessuno si è fermato ad aiutarla. E poi l'ex PM di Mani Pulite Greco, nuovo procuratore a Milano. L'assalto al primo fortino dell'ISIS, Iraq, le truppe speciali entrano a Fallujah. Sulle pagine del Fatto Quotidiano, il referendum, pericolosi, troppi poteri al Premier. Il suo monito del 2006, Napolitano, perché voto no, non è giusto modificare la Costituzione a colpi di maggioranza. E poi Milano torna Mani Pulite Greco, nuovo procuratore. Rai Maroni ordina, ha vietato parlare del libro del fatto. E poi sempre Roma, il villaggio abusivo che incrocia Etruria e mafia capitale. Il giornale apre con Renzi che si riprende gli 80 euro per un errore di calcolo del governo. Un cittadino su 8 ha ridato il bonus e il premier baratta l'abolizione dell'IMU con il sì sulle riforme. Il delitto della Magliana, bruciata viva, nessuno l'ha aiutata, così si muore ai margini dell'umanità. Il Tempo, le ho dato fuoco per sbaglio, il verbale dell'assassino di Sara, Paduano resiste 9 ore. Non sono il mostro, ma alla fine crolla, abbiamo discusso, bruciato l'auto, poi l'accendino. Immondizia ovunque, la vergogna della capitale piena di rifiuti. Il Mattino, mi ha lasciato, l'ho bruciata viva, Sara, l'ex fidanzato, confessa, i PM, lei chiedeva aiuto, nessuno si è fermato. Migranti sui barconi e emergenza, orfani. E poi via le Ecoballe, una vergogna lunga, 22 anni, la terra dei fuochi, rimossi i primi residui di quello che è stato ovviamente l'abbandono del
della discarica. Sul Libero, Venezia occupata dagli abusivi, Milano allagata per pioggia, Roma sommersa dai rifiuti, mentre i politici discutono di elezioni. Lotta di potere nel deserto Rai, nel campo dall'orto non cresce neanche l'erba. Sulle pagine dell'Avvenire, loro non sbarcano, mille morti invisibili nel nostro mare. E poi Roma sarà bruciata dall'indifferenza e uccisa dall'ex. Fallujah, i civili, scudi umani. Sulle pagine del Manifesto, Raggi, Roma, chi vuole cambiare? Io ci sono. E poi alla deriva ancora sui profughi in fuga da guerre e miserie anche da noi causate in Medio Oriente e Africa. Il secolo XIX, Ventimiglia, i migranti in parrocchia, photoshock di un bimbo affogato. Renzi, non siamo in emergenza. Sara bruciata viva dall'ex fidanzato e nessuno si è fermato. Il delitto di Roma, la vittima ha provato a fuggire. Ora invece torniamo sulle pagine del Centro. E in apertura si parla di migranti, l'emergenza, a parlare il premier Renzi, che dice: meschino chi parla di invasione. Sull'immigrazione il premier replica a Matteo Salvini: 300 dispersi in un unico naufragio, arrestati due scafisti. E poi il piano dell'Unione Europea per frenare i flussi. L'Europa al lavoro su Turchia e Migration Compact, Bulgaria blinda il confine. Di taglio basso, Ventimiglia, il parroco accoglie 70 profughi, il vescovo apre le parrocchie dopo lo sgombero della tendopoli. E anche qui il delitto di Roma, bruciata viva dall'ex fidanzato, confessa il giovane: non sopportavo che fosse finita. Il PM dice: nessuno ha aiutato la ragazza. Oggi la stretta sui voucher e misure per competitività. Al Consiglio dei Ministri modifiche al Jobs Act con la tracciabilità dei buoni, obbligo di inviare SMS o email con i dati del lavoratore, previste multe salate. E poi il bonus da 80 euro da restituire, sono pochi i casi. Salgono le pensioni degli statali, dati dell'INPS, assegno medio di 1.795 euro e Boeri dice contributi immigrati l'1% del PIL. La pagina della politica verso le comunali, Raggi, nella mia giunta anche stranieri. Roma oggi, primo duello TV per la candidata del Movimento 5 Stelle. L'ex calciatore Tommasi dice: non ho tempo per fare il suo assessore. Un neonato muore dopo la circoncisione, è stata indagata la madre, l'intervento eseguito in casa, poi il piccolo si sente male, forse fatale la dose di una supposta di paracetamolo. Ex PM di Mani Pulite, Greco è il procuratore di Milano, sostituisce Bruti Liberati, nominato con un'ampia maggioranza. Di taglio basso il caso Pantelleria, roghi per stop a parco, il sindaco, gruppi criminali in azione, disastro ambientale. Ad Avellino, botte ai bimbi, maestra arrestata, violenze fisiche e psicologiche in una scuola materna, zitto o ti uccido. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo. La regione fa le leggi, ma non trova i soldi per farle funzionare. La Corte dei Conti bacchetta il Consiglio regionale. Nel 2015, su 22 testi approvati, 17 non hanno copertura. E poi da giovedì a domenica tutti in barca con Sottocosta, al Marina di Pescara, la terza edizione della Fiera della Nautica. Di spalla la prevenzione dei tumori, l'accordo, l'ILT, CONI, scuola e regione. Le elezioni, forum famiglie, 10 impegni dai candidati a sindaco. E poi sulla pagina di Pescara, 100 migranti sulla Riviera Sud, 300 no ai profughi, ma l'arrivo è imminente. I cittadini si presentano in massa al presidio di Forza Italia vicino all'hotel Holiday, ma anche uno dei soci minoritari dell'albergo firma per non avere gli immigrati. E allora ieri pomeriggio c'è stata una raccolta firme da parte di Forza Italia, che si è fatta promotrice dell'iniziativa per dire no agli immigrati, e spiega anche le regioni. Vediamo. Raposelli, arrivano nuovi immigrati a Pescara, qui nella zona di Pescara Sud, a due passi dello stadio. Oggi avete organizzato questo banchetto per dire no a questi nuovi arrivi. Perché? Noi con questo presidio permanente vogliamo bloccare questa iniziativa, ma ripeto, non perché siamo contro a questa attività di accoglienza, ma riteniamo che il sindaco non si sia espresso e non abbia soprattutto dato suggerimenti e indicazioni al prefetto, il quale prefetto, come altissimo funzionario dello Stato qual è, non può fare altrimenti se non in assenza, come in questo caso, di indicazioni da parte del sindaco. Sono immigrati e non profughi perché
in gran parte non fuggono da guerre o da persecuzioni, certamente fuggono da condizioni economiche disagiate. Ecco, in queste condizioni economiche disagiate però l'Italia non può accogliere tutto il mondo o tutta l'Africa e certamente non lo può fare Pescara. Se poi l'assenza perdurante di un sindaco che è stato certamente avvisato dal prefetto di questa necessità fa in modo che una cooperativa X sfrutti la volontà esclusivamente imprenditoriale di un albergatore e riempia all'inizio della stagione estiva al centro della Riviera Sud, in mezzo alle case fatte con tanti sacrifici dei pescaresi e quasi di fronte al porto turistico un albergo di profughi, non solo non si sta aiutando questa gente, ma certamente si sta danneggiando Pescara. Il nostro è un no assoluto, perché riempire un albergo sulla Riviera Sud all'inizio della stagione estiva di profughi per una città turistica è una follia. Ora parliamo di sanità pubblica, i problemi, un pronto soccorso al limite, pochi medici ed infermieri. Il primario dice o arriva nuovo personale o chiuderemo le sale di osservazione. Il 15 settembre partiranno intanto i lavori per la nuova struttura. E poi di spalla codici gialli e verdi, attese di ore prima della visita. Di taglio basso, sempre sul tema, arriva anche la lettera del consigliere Marina Febo di Spoltore, che dice: io malata di cancro sono fuggita dal pronto soccorso, questo è il suo racconto denuncia. E poi ad Alcologia, porte aperte a chi vuole smettere di fumare, oggi la giornata mondiale del tabacco. L'ASL trova i locali per ampliare l'hospice, rescissa la convenzione che assegnava all'associazione Leucemici spazi trasformati in mini appartamenti che accoglievano familiari dei malati. I locali sono nel perimetro dell'ospedale e confinano con il reparto per i terminali. Dopo una lunga vertenza, due sentenze li restituiscono all'azienda sanitaria. Di taglio basso, infermieri imboscati negli uffici. Il Movimento 5 Stelle dice in 50 utilizzati come impiegati ASL, in ospedale manca il personale. Sempre sul tema della sanità pubblica, ieri c'è stata una nuova denuncia del Movimento 5 Stelle che dopo alcune visite ispettive scopre che a mancare sono 50 infermieri operatori che sono stati trasferiti in uffici di amministrazione e chiede con un'interpellanza le motivazioni al governatore d'Abruzzo. Ascoltiamo. Sono 50 gli infermieri e gli operatori sanitari spostati dietro a una scrivania. A farlo sapere il Movimento 5 Stelle, che a seguito di diverse visite ispettive, susseguitesi nel corso degli anni, sono arrivati ad avere nel dettaglio nuove mansioni e dettagli sul caso. Si tratta di unità tolte ai reparti di geriatria, medicina e oncologia e da tempo impegnati nel gestire corsi di formazione al personale ASL, altri all'ufficio di prevenzione, altri ancora presso il consultorio e solo per citarne alcuni. Li chiamano imboscati e ora a risponderne dovrà essere il governatore d'Abruzzo D'Alfonso, a seguito di un'interpellanza a risposta orale. Intanto parliamo di infermieri e operatori sociosanitari che hanno sostenuto un regolare concorso per fare quel lavoro nei reparti e quindi garantire quel servizio, fare anche i festivi e i turni. Ora questo è un problema gravissimo, perché non solo carica di lavoro ulteriore gli infermieri che sono nei reparti a fare il loro lavoro e non ce la fanno più, e non è giusto che si proceda in questo senso. La residenza sanitaria assistita di Città Sant'Angelo, che è pubblica, ha un problema di enorme criticità. 25 pazienti ricoverati, solo un infermiere, solo un operatore sociosanitario. Una situazione poco chiara per i 5 Stelle, che attendono motivazioni sul caso alla luce di una varie volte denunciata carenza di personale proprio in quei reparti, e soprattutto si attende di conoscere il nome di chi abbia deciso quei trasferimenti. Chi ha avallato questa operazione, se ci sono delle responsabilità in capo ai vertici aziendali che hanno autorizzato questa operazione. Qualcuno deve pagare. Se in questo momento, mentre noi stiamo parlando, ci sono malati nei reparti che hanno bisogno di più personale, quel personale c'è, ma è parcheggiato negli uffici amministrativi, e abbiamo ricordato anche gli uffici amministrativi quali sono, qualcuno deve pagare per questa operazione. Ora lasciamo le pagine dei quotidiani e ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, questo avvio di settimana con temperature che si direbbero proprio estive, insomma oltre i 30 gradi in alcuni casi, cosa succederà i prossimi giorni?
Sì, un ottimo inizio di settimana, caratterizzato da tempo stabile e temperature piuttosto gradevoli sul versante orientale, ma più basse un po' sul settore occidentale, esposto più direttamente, diciamo, esposto alle correnti più fresche di origine atlantica che tendono ad arrivare proprio dalla Francia. Proprio dalla Francia, se da un lato nelle prossime ore avremo ancora condizioni di tempo stabile è soleggiato su gran parte del territorio regionale con possibili addensamenti pomeridiani sull'Alto Aquilano, nel Teramano e sulle zone montuose, da domani invece proprio dalla Francia giungerà una nuova perturbazione che si estenderà anche verso le regioni centrali e quindi questo favorirà un nuovo aumento dell'instabilità sulla nostra regione, instabilità che si tradurrà con probabili formazioni temporalesche durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, inizialmente sul settore occidentale, sulle zone montuose, ma fenomeni che poi nel pomeriggio tenderanno ad estendersi anche verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante orientale, localmente potrebbero spingersi anche verso la fascia costiera. In serata e in nottata assisteremo a una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni che però torneranno a riproporsi anche nella giornata di giovedì, lo faranno anche già al mattino, con possibili formazioni temporalesche, soprattutto, ripeto, sulle zone montuose, ma in estensione anche verso le restanti zone, quindi sul versante orientale, tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. Insomma, si prospettano due giorni con tempo instabile e con temperature in diminuzione, perché arriva proprio arrivare più fresca di origine atlantica, che ha già favorito miglioramento della visibilità perché c'era la sabbia africana in sospensione fino all'altro ieri, invece oggi, sia ieri sia oggi e anche nei prossimi giorni non avremo più quel tipo di tempo, avremo temperature più basse rispetto a quelle che abbiamo avuto nei giorni scorsi fino alla giornata di domenica e un cielo più limpido, comunque più limpido, ma caratterizzato appunto, come dicevo poc'anzi, dalla formazione probabile di temporali tra mercoledì e giovedì. Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo. Troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore e come segnaliamo sempre sulla destra, queste sono le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi per monitorare la situazione su tutto il territorio. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qui, questa è la pagina ufficiale dove troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore per monitorare sempre la situazione su tutta la regione Abruzzo. Noi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma perché troverete qualche curiosità in più. La foto scattata, eccola qui, alle prime luci dell'alba con i gradi registrati al momento, ricordiamo scattata da Monte Silvano. Troverete quelli che sono gli strumenti di rilevazione meteo di Giovanni De Palma con la spiegazione per gli appassionati e gli amanti delle previsioni meteo e, cosa importante, troverete anche le segnalazioni degli utenti. Spesso vengono postate foto e video per segnalare a Giovanni quelli che sono situazioni particolari incontrate sul territorio. Utile da un lato per il nostro esperto meteo per conoscere la situazione e dall'altro per tutti gli utenti che sono connessi alla pagina per viaggiare sempre in sicurezza, quindi noi la suggeriamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20, ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro per la cronaca. C'è stata paura ieri alla stazione, si butta sotto il treno e salvo per miracolo, tenta il suicidio sotto gli occhi di decine di viaggiatori. L'Intercity lo sfiora alla testa e l'uomo se la caverà in un mese. E poi visita il 3 giugno al porto di Alter la barca della legalità strappata agli scafisti. Di taglio basso al supermercato con i punti digitali, un click solidale e la spesa è fatta. Il progetto di Carrefour e Caritas per sostenere le famiglie bisognose. La strada Parco e la Riviera Sud, 1200 posti auto per l'estate. Pronto il piano dell'amministrazione comunale per reperire nuovi parcheggi. Prevista un'area per la sosta a pagamento nelle vicinanze del Teatro D'Annunzio. E poi l'azienda tua nel mirino del sindacato. Il 10 giugno autobus fermi per sciopero.
Il sindacato autonomo Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero degli autobus per il 10 giugno dalle 9 alle 13, mentre i lavoratori dei settori amministrativo e manutenzione si asterranno dal lavoro nelle ultime 4 ore di turno. Il segretario provinciale dell'organizzazione, Angelo Leone, lo ha comunicato ieri al presidente dell'azienda di trasporto pubblico TUA, Luciano D'Amico, e al prefetto Francesco Provolo. Le motivazioni della protesta sono contenute in un verbale di incontro che si è tenuto il 9 maggio scorso. Poi cassonetti stracolmi per la protesta di Attiva. Si fermano gli operatori per uno sciopero nazionale, per un giorno i rifiuti non sono stati raccolti. E ieri mattina c'è stato uno sciopero, una manifestazione pubblica in piazza su tutta la regione, in particolare a Pescara si sono riuniti per uno sciopero nazionale tutti gli operatori dell'igiene ambientale. La protesta era nei confronti dell'articolo 6 del Jobs Act, che mette a rischio il futuro di tanti lavoratori. Vediamo. Sindacati in piazza per i rinnovi dei contratti. Si fa sempre più incalzante la lotta contro il Jobs Act. L'articolo 6 diventa il mostro da combattere per garantire il proprio futuro lavorativo, e a Pescara il caso riguarda un numero che va da 500 a 600 lavoratori. Fino ad oggi, se un'azienda cambia nome, noi abbiamo là di diritto di restare al lavoro. Mentre invece loro vogliono fare che l'articolo 6 viene fatto con la Jobs Act, non abbiamo più il diritto là di restare, ci possono toglierci. Un caso non isolato, non solo Pescara e non solo i lavoratori preposti all'ambiente. L'Abruzzo in sé conta una moltitudine di presidi, proteste e manifestazioni che si sono succedute una dopo l'altra fino a quella di oggi. Lo sciopero non è contro i cittadini, è solamente contro le aziende, anzi noi addirittura, per far vedere che non siamo proprio contro i cittadini, abbiamo lasciato fare i servizi essenziali a delle aziende che hanno superato quello che dice la legge 146-90, e non abbiamo fatto nessuna opposizione perché appunto non vogliamo creare problemi appunto per la raccolta e per tutti quanti gli altri servizi. Sulle pagine ancora del centro, la rassegna da domani al 10 giugno apre l'Indie Rocket Festival numero 13, arte, fumetto e musica, al via Previsioni alla Ternino. Ancora sulle scuole i ragazzi del Galilei conquistano Burgos e imparano l'inglese. Il liceo scientifico protagonista del progetto Erasmus+, gli studenti a confronto con i coetanei di altri 6 paesi. E di taglio basso il Marconi si esibisce in carcere, oggi due spettacoli con l'associazione ad hoc Onlus e il Liceo delle Scienze Umane. Consiglio finale tra le polemiche a Francavilla, oggi si torna in assemblea, discussioni e veleni di Renzo a Luciani, perché la seduta non va in streaming. E poi sempre Francavilla, a Santa Liberata un'altra isola ecologica, quarto punto di raccolto in città della Garbi. Teatro e processioni al via la festa di Sant'Antonio, le celebrazioni di Francavilla. Andiamo a Montesilvano, un furto, due ladri inseguiti a piedi e presi. Giovanissimi saccheggiano una casa in via Tirino, ma devono lasciare il bottino all'arrivo dei militari. Uno dei tre si dilegua. E poi strade a pezzi e prostitute, basta, degrado. Il consigliere Rossi di Montesilvano Democratica attacca la giunta a Maragno e si appella ai residenti. Di taglio basso, musiche da film suonate sul tram. A Milano il concerto del montesilvanese Pavone per la rassegna Piano City. Sciopera la Tradeco e la città invasa da cumuli di rifiuti. Montesilvano in grave sofferenza per lo stato di agitazione del personale. Corso Umberto e la rabbia dei residenti. E questa è la sequenza di foto a dimostrazione di quello che è successo ieri. Spoltore, case protette per malati psichici. E poi andiamo sulla pagina dedicata a bussi sul Tirino, acqua e turbogas per i nuovi investitori. C'è anche la centrale idroelettrica sul fiume Tirino nel pacchetto delle offerte, ed ecco che cosa la regione può mettere in campo per il rilancio del polo industriale. Appena scontro sui conti del comune e c'è la diffida prefettizia. Botte alla ex moglie e figlia, operaio in cella, Nocciano. Da anni la donna denunciava le violenze, inutili i divieti di avvicinarsi a lei, e scatta l'arresto.
A Manuppello fondi 1 milione per rifare l'edificio comunale. E poi a Scafa l'appello di D'Alfonso per l'occupazione alla Italcementi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo per la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora andiamo sulle pagine di Chieti. I funerali del cardinale, capovilla, l'addio in una bara poverissima. Chiesa gremita sotto il monte di Bergamo. Monsignor Forte lo ricorda con le parole di Elisa Roncalli, in prima fila Bersani. E poi la sanità che non va, in fila al CUP con il numero 339. Di taglio basso maltratta la moglie, avvocato nei guai, il giudice De Ninis gli impone il divieto di avvicinarsi a casa. Oggi il giovane legale sarà interrogato. Sulla pagina di L'Aquila, maxi truffa da 18 milioni, lo scandalo al progetto case, il crollo balconi, chiesto il processo per 29 tra gli imputati, gli ex componenti della Grandi Rischi, Dolce e Calvi, 6 funzionari comunali e il capo dei rettori. La procura ha chiesto al GIP di archiviare la posizione del responsabile della ditta che aveva in appalto la manutenzione delle abitazioni antisismiche e di 2 dipendenti municipali. Addio a Corrieri, il re dell'hotel Canadian, una vita da emigrante prima del ritorno in città, con il sogno di una vita, aprire un albergo. Di taglio basso la paura sul bus SCAV, ferita una passeggera, Vezzano, il mezzo frena bruscamente per evitare l'impatto e la donna viene scaraventata a terra. La pagina di Teramo, sentenza, dopo 6 anni, negata la pillola del giorno dopo, il giudice non riconosce i danni. Respinto il ricorso della donna rimasta incinta che aveva chiesto 500.000 euro alla ASL, non è possibile stabilire che la gravidanza sia scaturita proprio da quel rapporto sessuale. Lacerazioni dopo il parto, chiede di essere risarcita sulle cronache di Sant'Omero. E poi di taglio basso altri 2 indagati per il rogo alla Italpannelli. Sono dirigenti della società di Ancarano e dell'azienda esterna incaricata dell'intervento sul tetto. Ora ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. In apertura Nostra Signora burocrazia regna sovrana sui nuovi depuratori. I soldi ci sono, i lavori no. Appalti da affidare, contratti da sottoscrivere e cantieri da aprire. Gestore per gestore gli iter lumaca che non aiutano il mare a guarire. Il sottosegretario Mazzocca aveva sollecitato i consorzi ad aprile. 2 mesi dopo nebbia fitta sulle realizzazioni. E poi l'appello gelata primaverile, i produttori chiedono un incontro al governatore D'Alfonso. Il controllo di gestione boccia le 4 ASL, sbilanciato il rapporto produzione-costi. Si spende troppo per il personale a Popoli, valanga di ricoveri impropri, record pro capite di penne. Di taglio basso la digitalizzazione, l'Abruzzo dopo l'automotive, la strada è lunga. Il responsabile dell'osservatorio di Confindustria Paiuca dice 2 sono i fronti aperti, ma siamo indietro. La pagina di Pescara, tasse, il comune cerca un partner. La concessione alla Soget scade a fine giugno, esclusa la possibilità di tornare alla gestione diretta della riscossione. In preparazione un nuovo bando di gara, gli organici ridotti all'osso non ci consentono altre scelte, dice l'assessore. Dopo 10 anni si chiude un'era, culminata con l'inchiesta per le multe abbonate ai politici. La possibilità aperta dalle nuove norme e da una delibera di consiglio fanno i conti con la realtà. E poi anche qui la cronaca, un uomo si lancia sotto al treno, scena agghiacciante, ma è salvo. Un suicidio sventato, siamo sulla cronaca di Pescara. Momenti di terrore alla stazione centrale per il gesto di un quarantenne con problemi di tossicodipendenza. Di taglio basso, musica, arte, fumetti e indie rocket. Da domani alla Ternino gli eventi di accompagnamento alla 13ª edizione. Sulla pagina di Pescara ancora infermieri imboscati negli uffici mentre i reparti scoppiano. Il consigliere 5 Stelle Domenico Pettinari dice 50 casi sospetti segnalati dai colleghi, le responsabilità della regione. Il direttore generale Armando Mancini dice ricognizione in corso sui trasferimenti. Chi non è in regola tornerà in corsia.
E poi in barca a vela con il mio gatto, Marianna De Micheli, a Sottocosta. Da giovedì al Marina, il salone nautico pescarese. L'attrice racconta la sua traversata quasi solitaria. Ieri è stato annunciato il programma della nuova edizione di Sottocosta, il Salone della Nautica, che da giovedì a domenica riempirà di stand il porto turistico di Pescara. Vediamo. Alimentare la passione per il mare, condividere esperienze, sensazioni e punti di vista. Al porto turistico di Pescara torna Sottocosta, appuntamento dedicato alla nautica, che quest'anno vedrà tra gli stand nuovi ingressi e più aree tematiche, velisti, natanti, personaggi, innovazione tecnologica, il tutto animato da intrattenimento live, sfilate di moda e DJ set. Quest'anno c'è questa partnership stretta, non è un caso che sia qui il comandante Moretti, con la capitaneria di Porto, c'è questo discorso con lo Yacht Med Festival di Gaeta, che è sponsorizzato dalla Camera di Commercio di Latina, il premio design della nautica, un importantissimo convegno con 100 giornalisti accreditati, per cui siamo soddisfatti del lavoro fatto, siamo certi che dal 2 al 5 giugno in molti verranno. Siamo ambiziosi, puntiamo a fare di questo Sottocosta un punto di riferimento soprattutto dell'Adriatico. Il Salone della Nautica sarà un momento anche di riflessione sui temi più caldi del momento. Ad intervenire sarà la Capitaneria di Porto, che affronterà il tema dell'immigrazione in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Ringrazio la Camera di Commercio per aver inserito nell'ambito di una manifestazione rivolta a chi va in mare per divertirsi in buona sostanza, quindi una manifestazione dedicata al diporto, aver ritagliato uno spazio dove si parla di questo fenomeno che tocca appunto il nostro essere uomini e anche nel nostro caso il nostro essere professionisti, perché siamo impegnati in prima linea quotidianamente nel cercare di salvare le vite umane di chi affronta i pericoli di una navigazione su barche inadeguate. Ancora sulle pagine del Messaggero, no rifugiati, Riviera Sud presidiata. I sit-in di Forza Italia, Forza Nuova e Casa Pound di fronte all'hotel Holiday, che dovrebbe ospitare 25 migranti. Avviata una raccolta di firme, dubbi anche tra gli albergatori sulla destinazione esclusiva della struttura all'accoglienza. Un pretesto ufficiale della mobilitazione, la vocazione turistica della zona. Il PD dice uno sforzo doveroso. E poi il fenomeno baby ladri presi, un senegalese e un romeno, sulle cronache di Montesilvano. Che vetrina per la riserva Penne, regina delle oasi. Una domenica in diretta TV tra passeggiate, monitoraggio degli uccelli e tessitura di arazzi. E poi di taglio basso, dall'arte alla politica, la parabola dell'ecologia, la Fondazione Zimei in mostra. Montesilvano premia lo chef Mattia Blasioli, cittadini speciali. L'Aquila, 16° elenco, servono almeno 100 milioni di euro. L'elenco in uscita a metà giugno, inserito l'edificio che ospitava il bar Tropical e la parte privata del Duomo. L'assessore Di Stefano dice sembra che a ricostruire le case si faccia un favore al comune e non ai proprietari. È già battaglia tra il popolo della notte e i pochi residenti del centro storico. Il caso, la Movida torna a far discutere come nel pre-sisma. Inviate al comune due diffide per gli orari sforati. Di taglio basso le istituzioni culturali in festival. Dal 4 all'8 giugno tutti insieme per appuntamenti interdisciplinari di musica, incontri e installazioni video. E poi, sempre sulle cronache di L'Aquila, balconi crollati in 29 verso il processo. Tra gli indagati anche il dirigente comunale Corridore e il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Manfredi. Firmata la richiesta di rinvio a giudizio dalla PM d'Avolio dopo un anno di perizie e indagini della Forestale. Anche qui l'omicidio di Roma, la tragedia di Sara, bruciata dall'ex, aveva studiato flauto traverso al Casella. La studente per 2 anni si era divisa tra la capitale e il Conservatorio Aquilano, che oggi la ricorda online. Di taglio basso anche Monsignor Antonini sull'altare per i funerali del povero Remo Nardis. Villa Sant'Angelo ora in ansia per la moglie ricoverata a Roma. In chiesa anche il figlio della vittima, il sindaco del paese. I vigili del fuoco consegnano al PM la relazione sul rogo. Chiusura tribunali, candidati tra dialogo e iniziative di lotta. Tedeschi dice non possono essere gli avvocati a decidere quale deve essere il provvedimento di natura politica.
E poi di taglio basso, ospedale di Pangrazio annuncia i lavori sulle cronache di Avezzano, interventi per 3 milioni e mezzo di euro. Ieri la visita nel nosocomio accompagnato da Pisegna Orlando. Andiamo ora sulla pagina di Chieti, una raffica di spaccate, scooter come Ariete, parafarmacia, piadineria e bar Tropea. Tutte vetrine sfondate, San Buceto, finiscono nel mirino i negozi della galleria Voitila a colpire due banditi con i volti coperti dai caschi. 3 minuti per buttare giù la porta e fuggire con i soldi. Gli investigatori analizzano le immagini delle telecamere, i furti messi a segno nella notte. E poi disabili psicofisici ex Maristella, Odissea da Palena, Guardia Grele. L'associazione Radix Unica denuncia pazienti trattati come fossero pacchi postali. Di taglio basso, ospedale disagi al servizio prelievi. Problemi anche a neurologia per i macchinari rotti. I pazienti ora dovranno rifare tutte le impegnative. L'ospedale al collasso, domani chiude il reparto di pediatria, questa è la cronaca di Ortona, entro la fine di giugno il personale verrà ricollocato in altre sedi. Un'altra sconfitta dopo lo stop al punto nascita. Ciccotelli di Forza Italia dice ennesimo atto di macelleria sociale inflitta alla città e alle comunità limitrofe. Di spalla infermiera schiaffeggiata da detenuto, la UIL accusa sulle cronache di Lanciano. E poi di taglio basso, Vasto, Rifondazioni si tira fuori e attacca Sel. Serviva Sinistra Unita, il partito preferisce concentrarsi sulle vertenze del lavoro. Gravi criticità in 10 anni di amministrazioni, allora abbiamo scelto di non sprecare le nostre energie. E poi sempre sulle elezioni, Lanciano scoppia la grana della fusione dei comuni. Andiamo sulla pagina di Teramo, la Team protesta in comune, la città si risveglia sporca. Spiragli positivi per riassorbire i 29 lavoratori in cassa integrazione. La D. Ranalli dice aperto il discorso con i nuovi contratti di solidarietà. Il sindacalista Amedeo Marcattili, alta adesione alla protesta del comparto amministrativo. E poi di spalle il rogo della Italpannelli, 2 nuovi indagati. Uno è un dirigente dell'azienda Vibratiana e l'altro della ditta CGE che si occupava dei trasporti. Di taglio basso il Brucchiter, la civica resta fuori, nuovo documento. Spazi di manovra sempre più ridotti per il sindaco, l'opposizione si scatena sui parcheggi. Su Giulianova. Andiamo sulla pagina di Giulianova, la maggioranza compatta ha approvato il bilancio. Duri attacchi dall'opposizione che annuncia esposti alla magistratura. E poi banda della polizia in piazza, torna il servizio Giulia in bici. Troppi furti in passato, il servizio sarà a pagamento per tutti i partecipanti. La pagina di Roseto, comunali, sprint finale, Pavone, Di Girolamo e la Ciancaglione incontrano i cittadini. Ieri l'incontro tra Norante e Vittorio Sgarbi per il catalogo delle opere dei Cerolommi. Ora ci spostiamo sulla pagina dedicata alla città, al quotidiano La Città, e andiamo in apertura, dove si parla di una denuncia fatta dalla CGL. Si parla della Gommer. CGL chiama in causa i vertici ARPA e GTM, l'appalto dei pneumatici al gruppo Ettore, tra i primi tagli del presidente di Tua, Luciano D'Amico. Le inchieste, la procura di Teramo indaga sul gruppo Ettore per evasione fiscale, truffa e danni di ARPA e ATC. La procura di Roma ha ricevuto una denuncia per truffa e danni dell'ATAC nei confronti della società Gommer del gruppo di Notaresco. Torniamo sempre sulle pagine del quotidiano La Città e si parla anche qui di protesta. Se sciopera la Team è vietato morire. Camere mortuarie e defunti in casa un giorno in più per colpa della cancellazione integrale del servizio cimiteriale. I provvedimenti, stavolta nessuna precettazione per gli operai dei servizi cimiteriali della Team e nessuna alternativa. Tempi troppo lunghi a Teramo per tradizione, per la Team non si celebrano funerali di domenica, stavolta nemmeno di lunedì. E di taglio basso il corteo, la protesta regionale sceglie Teramo per manifestare, adesione totale nel capoluogo, in Val Vibrata con Poliservice sciopera solo il 10%.
La crisi in comune a Teramo, l'asse dalmata-gattiano piega Brucchi. Le scaramucce sui documenti sono la rappresentazione dei giochi di forza per il nuovo patto di governo e anche di giunta. Tempi troppo lunghi, i civici di Al Centro per Teramo consegnano un documento di 16 punti programmatici al primo cittadino. Di taglio basso, pronti ad occupare il consiglio per Tercop, la Cardelli del gruppo misto, Berardini del Movimento 5 Stelle e Ungaro di SEL chiedono chiarezza. Teleponte, Di Francesco passa il testimone, la vertenza sindacale chiusa con l'impegno a stabilizzare 3 giornalisti della storica emittente teramana. Oggi l'ultimo addio al fotografo Gabriele Marcattili alle 10.30 nella vecchia chiesa di San Francesco a San Nicolò, i funerali del 59enne professionista teramano. E poi la politica, la polemica sui parcheggi e la ZTL. La De Sanctis del Partito Democratico propone un ritorno al passato in centro. Proseguiamo ancora sulle pagine della città. La provincia resa dei conti nel GAL leader teramano. Il presidente Carlo Matone esclude 2 soci dalla votazione del bilancio che ricorrono al Tribunale delle Aziende. Un voto decisivo, le 2 società escluse rappresentano il 30% delle quote. Il loro voto avrebbe messo in minoranza Matone. Di taglio basso la BCC di Basciano, nuovi finanziamenti in arrivo per sostenere famiglie ed aziende. La banca approva il bilancio 2015 che segna una raccolta superiore ai 100 milioni e un'alta solidità patrimoniale. E poi anche qui altri 2 indagati per il rogo Italpannelli. Si tratta dei vertici dell'azienda e della ditta che stava eseguendo i lavori. Il 29 marzo scorso le fiamme hanno distrutto diversi capannoni della ditta di Ancarano. A Martinsicuro il debito di Flaiani arriva a 1,5 milioni di euro. Il circolo di Fratelli d'Italia ricostruisce con il legale l'iter della vicenda. A Tortoreto Alessandra Ricchi bacchetta dissidenti ed ex minoranza. Giulianova perde un altro pezzo di verde, radici troppo pericolose. I pini di Viale Orsini Nord saranno abbattuti. Nessuna speranza. L'Università di Perugia aveva condotto uno studio gratuito per cercare soluzioni alternative al taglio. E sempre su Giulianova chiudono le scuole e arriva la banda della polizia. Il concerto torna per la 3ª volta dopo le esibizioni del 1983 e quella del 2006. Roseto al voto, Pavone si dice sicuro di vincere al primo turno. Va avanti il tour elettorale del sindaco uscente, i cittadini hanno compreso quanto è stato fatto in questi 5 anni. E poi l'appello, dobbiamo evitare che Roseto torni indietro e per questo si deve andare avanti con il cambiamento. Si parla dell'incontro Sgarbi a Roseto e Norante gli dona il catalogo delle opere dei Celommi. Cronaca, un altro incidente nella galleria di Pianacci, un uomo di 42 anni ricoverato all'ospedale di Pescara, in gravi condizioni. Di taglio basso la polemica, la Ciancaglione attacca a Roseto strade da Serie B. Il candidato sindaco dice gli asfalti pre-elettorali non cancellano 5 anni di buche. L'evento Pineto saluta i giochi nazionali ANED. La manifestazione ha portato in Abruzzo circa 200 atleti trapiantati e idealizzati a sfidarsi in 7 competizioni. Ora invece la pagina dello sport, via all'era lupo, Teramo, sudore e motivazioni. E poi la finale, i pratolani hanno sconfitto il cordone, nero stellati in eccellenza. Passiamo alla pagina dello sport del quotidiano Il Messaggero. Pescara, la testa è giusta, i biancazzurri si sono calati in maniera ideale nella bagarre dei playoff. Giocare con il proprio credo ma adattarsi al match. 13.000 biglietti già venduti, esauriti curva nord e distinti laterali, con gli abbonati si va verso i 20.000. E poi Memo Shai in Albania domani non ci sarà. L'approccio sarà decisivo anche domani ma con la stessa concentrazione si va lontano. Di taglio basso il tifo di Don Cristiano, andiamo in Serie A, prima la benedizione e poi l'auspicio, lo faccio da 15 anni, non solo adesso che siamo ai playoff e il video spopola.
Livorno vuole affossare la Virtus, ancora Serie B, è la settimana decisiva per il pronunciamento federale. I toscani, sindaco in testa, vogliono far fuori il Lanciano. Il presidente Abodi dice verdetto il 1° giugno, ma anche noi non avremmo voluto rinviare la data dello spareggio. Gian Donato, Di Francesco e Ferrari restano indisponibili, salgono le azioni di Turchi pensando al tridente d'attacco. Spiragli, con l'arrivo di un nuovo gruppo ci sarà Andrea Iacone. E poi Ortona prepara un grande roster, Pedron dice credo in questo progetto, sfuma la pista per Simone Calarco, il coach Lanci è alla ricerca dei tasselli giusti dopo Yanis Peda. Il rugby, L'Aquila retrocessa, fa mea culpa ma Zaffiri non è il solo colpevole. Galileo Fattori, il terremoto ha distrutto tutta l'economia, anche quella dello sport, questa è la denuncia. La Lega Pro, Lupo, Teramo, bisogna voltare subito pagina. Il neo direttore sportivo dice non dobbiamo più vivere di rimpianti, possiamo fare bene. Il patron Campitelli dice budget sarà di 2.700.000 euro, ma dobbiamo fare economia. Giovedì prossimo la presentazione di Mister Zauli, l'appello agli imprenditori per il sostegno. E poi ancora Lega Pro, L'Aquila ci prova col tentativo di ripescaggio, la società mostra i primi segnali di ricompattamento. Tutto dipende dall'omologazione del nuovo stadio che non c'è. Di Nicola resta in silenzio. Adesso andiamo sulle pagine del centro, sulla pagina dedicata allo sport, anche qui in apertura il Pescara, la corsa verso la Serie A. Pescara, Memusciai tornerà in finale. Il capitano biancoazzurro è stato richiamato dalla nazionale albanese, domani contro il Novara non sarà disponibile. Fiorillo dice tutti insieme per il gran salto. Il CT De Biasi ha chiesto e ottenuto di riavere il centrocampista per qualche giorno. Portiere biancoazzurro è su di giri e dice voglio lo stadio pieno, la promozione è un sogno. E poi ancora la febbre biancoazzurra, tifosi, cresce l'attesa, in 15.000 l'Adriatico per la semifinale di ritorno contro il Novara, sono stati già venduti 13.100 biglietti in città, l'entusiasmo è alle stelle per l'assalto alla Serie A. Sui balconi delle case spuntano le bandiere dopo l'exploit al Piola, il pubblico crede nella promozione. Il CONI decide domani la stoccata di Abodi. Il caso Lanciano, un pateracchio evitabile. A poche ore dalla sentenza del collegio di garanzia, nuovo intervento del presidente della Lega B sul processo della Virtus. Ovviamente si parla dei punti di penalizzazione. La Lega Pro, Lupo dice Teramo ripartiamo azzerando il passato. Presentato il nuovo direttore sportivo, arrivo con grandi motivazioni. Il patron Campitelli dice il budget è di 2,7 milioni, vorrei con me imprenditori locali. E allora è stato presentato proprio ieri il nuovo direttore sportivo, qualche giorno prima il nuovo allenatore, e allora ascoltiamo un'intervista al patron del Teramo, Luciano Campitelli, fatta dal nostro Jacopo Forcella. Ascoltiamo. Presidente Campitelli ha detto in conferenza stampa Lupo e Zauli hanno riacceso probabilmente una fiammella che si era un po' forse sopita. Adesso si riparte dunque con un nuovo spirito. Ma io credo che ce n'è proprio bisogno. Il primo che l'ha capito è stato Vivarini, che è stato colui che alla fine ci ha dato la strada anche per questo, perché noi per come eravamo legati e per quello che lui aveva fatto negli anni sicuramente da parte nostra rimaneva, ma lui giustamente dice qui dobbiamo dare un taglio col passato in modo che si riparte, quindi devo dire e lo devo ringraziare che alla fine ha avuto ragione, perché sia Fabio che il nuovo allenatore Zauli ci hanno un po' riacceso i motori, ma sia non solo a noi credo, ma anche a tutti i tifosi. Al Lupo consegnerà le chiavi del mercato, è una squadra che per buona parte ha una rosa già fatta, però poi bisognerà completarla. Ma io ho chiesto a lui quello che ho sempre chiesto a tutti, quindi creare le prospettive per fare gol, perché col gol tutto è possibile, e poi capire quali di questi giocatori vogliono rimanere a Teramo, hanno la determinazione, avranno richieste diverse, quindi noi oggi ci concentriamo per capire cosa offre il mercato, ma
dobbiamo andare a scovare quelle personalità che poi ci faranno la differenza, come sono stati la Padura e Donnarumma. Quindi oggi prendere un giocatore finito, profilo che alla fine poi, se non ti fa gli stessi gol come le noci era un profilo da 12-13 gol e alla fine le noci non ha combinato niente, quindi forse bisogna capire quei profili che da un momento all'altro possono esplodere ed essere questi i giocatori corretti e giusti per il Teramo. E con lo sport concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.